Si può desiderare per amore la morte di una figlia, custodirla al centro dei propri pensieri, dedicarle ogni cura e volerla per questo libera da una vita senza vita? È di certo una straordinaria prova d'amore il libro scritto da Beppino Englaro per la sua Eluana, che staziona da oltre 16 anni in quella notte infinita catalogata dai medici alla voce stato vegetativo permanente, esito perverso di una terapia intensiva che l'ha strappata alla morte quel 18 gennaio 1992, dopo che la sua auto sbandò e uscì di strada sulla provinciale fra Calco e Lecco. È raro leggere parole così belle rivolte da un padre alla sua creatura, puro sangue della libertà, donna libera e assennata, ricca di un'energia che Beppino, d'accordo con la moglie Saturna, le restituisce sotto forma di rivolta civile allo stato in cui è ridotta, lì alla casa di cura Telamoni di Lecco, dove la sua giornata, per migliaia di giorni, è scandita da gesti che si ripetono sempre uguali, mani pietose che sollevano, puliscono, asciugano. La mattina di Eluana inizia col lavaggio di viso e parti intime, seguono le spugnature. Ogni due ore il suo corpo viene girato prima su un fianco, poi sull'altro, a prevenire le piaghe da decubito. Una volta al giorno le suore la spostano su una carrozzina, dove resta circa due ore in posizione quasi seduta, controllata a vista perché rischia di cadere. Due volte al giorno le viene sostituito il pannolone. Dal naso spunta il sondino da cui si introducono farmaci e un innaturale nutrimento che ci mette 12 ore a riempire lo stomaco. Poi, di lì passa l'acqua per idratarla nelle restanti 12 ore. Nessuno può incrociare il suo sguardo. Gli occhi si aprono e si chiudono seguendo il ciclo del sonno e della veglia, ma restano vuoti. Come ha scritto ai giudici sua cugina Germana, non c'è più quel vulcano che non si sarebbe fatto incatenare da nulla e da nessuno. C'è solo un corpo sgomento, costretto a una situazione tanto disumana quanto indegna. Se Eluana avesse ancora voce, urlerebbe al mondo il suo rifiuto. Da quando aveva 21 anni, e oggi ne ha 37, sono i suoi genitori a urlare al posto suo. Dopo aver ottenuto la nomina a suo tutore legale, Beppino Englaro dal 1999 presenta e ripresenta istanze perché siano interrotte nutrizione e idratazione artificiale. E ciò dopo aver presentato varie testimonianze sul fatto che Eluana rifiutava l'ipotesi di una tale non vita. Il libro narra l'odissea di un imprenditore lombardo divenuto esperto di medicina, bioetica, diritto per amore della figlia, fino alla svolta del 9 luglio scorso, quando, dopo 7 dinieghi, la Corte d'Appello di Milano accoglie l'istanza e autorizza i medici a staccare il sondino nasogastrico che alimenta Eluana. È la prima volta in Italia che viene ammessa la sospensione del trattamento di nutrizione e idratazione del paziente divenuto incapace, ma insorge il potere politico d'intesa con la Chiesa. Spetta al Parlamento, non ai giudici, fare le leggi, dice Berlusconi. Camera e Senato approvano col voto del centrodestra e dell'UDC mozioni che sollevano un conflitto d'attribuzione tra i poteri dello Stato. Si oppone anche la Procura Generale di Milano, mentre la Regione Lombardia scrive a Beppino Englaro: nessuna delle nostre strutture è disponibile a eseguire quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Non mancano le manifestazioni di piazza. Giuliano Ferrara lancia l'idea di dissetare simbolicamente Eluana, raccogliendo bottiglie d'acqua sul sagrato del Duomo. Altri si stringono solidali ai genitori di Eluana finché la Corte Costituzionale boccia il ricorso presentato dal Parlamento contro la sentenza. Finché non siano approvate nuove leggi, la giustizia applicherà quelle vigenti. Dunque, l'ultimo verdetto sarà pronunciato l'11 novembre prossimo dalla Cassazione. Quel sondino nasogastrico, simbolo di una vita che somiglia alla morte, potrebbe allora venire staccato.